un nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica canotta a cui ho abbinato questa semplicissima borsa da spiaggia e ho chiamato questo completo e completo Capri. Partiamo con ordine, voglio farvi vedere prima il filato che ho utilizzato e poi parlare di quantitativi e tutto il resto. Allora, per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato il filato della Lana Gatto Linea Milo, che è questo fantastico gomitolino sfumato, il colore che ho scelto io, ha le sfumature del bianco, del beige, del rosa e dell'azzurro ed è 100% cotone, ogni gomitolo è da 50 grammi e misura 125 metri. Io per poter lavorare la canotta ho utilizzato l'uncinetto numero 4, mentre per poter lavorare le due mattonelle granny della borsa ho usato l'uncinetto numero 3. Voglio farvi vedere altri colori presenti sul sito, oltre a questi tre ce ne sono anche altri due, più quello che ho usato io, e guardate, una colorazione più bella dell'altra. Gli altri due colori disponibili sono un colore più scuro di questo e uno più chiaro di questo, quindi veramente vi potete sbizzarrire a fare questo completo, questo set, come più vi piace con i colori. Allora, parliamo ancora un attimo dei quantitativi. Naturalmente io in descrizione vi lascerò il link al sito Filatiezza, a cui appunto potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Per poter realizzare la canotta io ho utilizzato 200 grammi, quindi 4 gomitoli. Ora, per una taglia M io vi consiglio 250 grammi, per una taglia L anche 300-350 grammi. Diciamo che a me dell'ultimo gomitolo me ne è avanzato, quindi una taglia M utilizzando quello che mi è avanzato più un altro gomitolo riesce a fare la canotta, ma nel caso di una L io vi consiglio almeno di prendere 300-350 grammi. Mentre per poter realizzare la mattonella della granny, per poter fare la borsa, mi avvicino così la potete vedere, io in questo momento all'interno l'ho riempita di roba in modo tale da vedere come veniva l'effetto una volta finito e lo adoro tantissimo. Dicevo, per quanto riguarda la mattonella mi sono serviti 100 grammi, ossia due gomitoli per fare la mattonella avanti e un altro gomitolo per fare la mattonella dietro, quindi questo non cambia niente. Naturalmente se volete rivestire tutta la borsa vi occorreranno almeno 250 grammi, perché dovete fare le strisce laterali e quella sotto e fare anche un giro in più qui per poter rifinire l'intera borsa, quindi in quel caso invece di 100 grammi io vi consiglio 250 grammi per poterla coprire del tutto. Come potete vedere, la mattonella che ho scelto di realizzare è particolare perché non solo ha questo effetto croce, ma ha anche questo X in realtà, ha anche queste strisce in rilievo e qui questi ventagli, mentre qui queste gruppi di 3 maglie alte, quindi veramente una mattonella molto particolare che mi piaceva renderla tale anche utilizzando appunto un filato sfumato. Detto ciò, invece parliamo della canotta. La canotta è semplicissima da realizzare e stavolta ho fatto in maniera un po' diversa dal solito. Questo perché sono sempre partita a lavorare da sotto, però una volta arrivata agli scalfi ho lasciato qui della parte non lavorata, sono andata a fare due giri sul davanti, più da destra verso sinistra, e poi ho realizzato le spalline, mentre per la parte dietro ho lavorato tutto un blocco proprio per avere l'effetto appunto canotta che mi piace tantissimo e penso che farò diverse maglie con questo stile perché sono quelle alla fine che ti danno più freschezza addosso rispetto al classico comunque fare fino in sopra o comunque fare le spalline più laterali. Faremo anche quello, farò anche qualcosa stile americano come scollo, però per adesso mi piace molto l'effetto della canotta in questa maniera, soprattutto se avete seno, quindi si sarà anche più carino. Io purtroppo sono piatta, quindi mi devo accontentare di queste poche forme che ho, ma per chi ha più seno secondo me questa canotta è anche molto più carina. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia. Ah, per quanto riguarda il punto, tranquillissime e semplicissimo perché sono solo due giri che vanno sempre ripetuti. Detto ciò, io spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così, poi come sempre mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra canotta, che vedete già qui che io sto lavorando, io utilizzerò il filato della Lana Gatto Linea Milo. In particolare io sto usando il colore 9534, che è questo bellissimo sfumato col bianco, col marroncino, con l'azzurro, molto molto carino. Però come potete vedere qui abbiamo anche altre sfumature. Abbiamo questo fantastico sfumature del lilla o del verde o del blu. Però sul sito sono disponibili anche altre due colorazioni. Detto ciò, io lavorerò con l'uncinetto numero 4 e
vi dico che per la mia lavorazione ho montato 132 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 6 e mettendo 132 catenelle, lavorando con un 100 e numero 4, io ho una circonferenza di circa 82 centimetri. Ora, per chi deve farla più larga, perché è una taglia M oppure la vuole una, comunque se è una taglia S e la vuole più comoda, diciamo che per una S però più comoda aumentate soltanto di due motivi. Per una M andate a aumentare almeno di 6 motivi, per una L andate a aumentare di almeno 10 motivi, ricordandovi sempre che ogni motivo è un multiplo di 6, quindi alle mie 132 catenelle dovete aggiungere sempre 6 multiplo di 6. Io qui vi farò vedere un piccolo campioncino per andare a fare i nostri due giri, che sono veramente semplicissimi. Iniziamo subito dal primo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono strappiccola prima maglia alta. Saltiamo 2 catenelle di base, entriamo nella terza e andiamo a fare una maglia alta, 3 catenelle, rientro un'altra maglia alta. Salto 2 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi saltiamo 2 catenelle, entriamo nella terza e andiamo a fare una maglia alta. Prendiamo il filo, saltiamo 2 catenelle e andiamo a fare maglia alta, 3 catenelle, rientriamo maglia alta. Saltiamo 2 catenelle e si ricomincia da capo, quindi entriamo nella terza e andiamo a fare una maglia alta. Catenella di separazione, saltiamo 2 catenelle, entriamo nella terza e andiamo a fare maglia alta, 3 catenelle, rientriamo maglia alta. Ancora, quindi saltiamo 2 catenelle, andiamo a fare una maglia alta, saltiamo 2 catenelle, andiamo a fare una maglia alta, 2 catenelle, 3 catenelle, maglia alta. Quindi bisogna andare a fare questo per tutto il primo giro. Si termina il primo giro entrando nella terza catenella che equivaleva prima a mia maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, iniziamo facendo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. E rientriamo dentro e facciamo un'altra maglia alta. Quello che andiamo a fare adesso lo facciamo per tutto il secondo giro. Entro nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia alta. Vado dove ho la maglia alta e realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, prendo il filo e di nuovo rientro e vado a fare 2 maglie alte, una e due. E si ricomincia da capo. Vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia alta. Vado dove ho la maglia alta e realizzo 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, 2. Rientro dentro e di nuovo alle 3 catenelle vado a fare la mia maglia alta. Vado dove ho la maglia alta singola e vado di nuovo a fare 2 maglie alte. Una, due, catenella di separazione, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, una e due. E devo continuare così per tutto il secondo giro, quindi maglia alta nell'archetto di 3 catenelle e devo terminare il secondo giro. Per terminare il secondo giro noi dobbiamo ricreare questo, quindi andiamo nella maglia alta iniziale dove avevamo già fatto le 2 maglie alte e andiamo a fare altre 2 maglie alte, una e due. Per chiudere la lavorazione prendiamo il filo, entriamo dove abbiamo la terza catenella. Prendiamo il filo, usciamo, riprendiamo e usciamo da tutti i fili sull'uncinetto. A questo punto si ricomincia a fare le nostre 3 catenelle, quindi 3 catenelle e si ricomincia a fare il primo giro. Dove abbiamo la maglia alta, andiamo a fare maglia alta, 3 catenelle, si rientra maglia alta. Andiamo nell'archetto di una catenella e andiamo a fare la maglia alta. Andiamo dove abbiamo la maglia alta e andiamo a fare nostra maglia alta, 3 catenelle, rientriamo maglia alta. Quindi, come potete vedere, rifare il primo giro è semplicissimo. Maglia alta dove abbiamo la catenella di separazione, maglia alta, 3 catenelle, maglia alta dove abbiamo la maglia alta singola.
Questi sono i due giri che dobbiamo ripetere per tutta l'altezza della nostra canotta. Allora, io naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto i due giri per arrivare agli scalfi. Naturalmente voi potete farla anche più lunga, quindi non ci sono assolutamente problemi. Una volta arrivata altezza scalfi, io vi dirò anche come andare a dividere la lavorazione. Allora, io ho ripetuto i due giri per 18 volte, quindi dal basso verso l'alto ho ripetuto i due giri per 18 volte e poi sono andata a ripetere il primo giro. Una volta fatto questo sono andata a mettere i marcatori. Per mettere i marcatori io sono andata a contare i miei ventagli, ossia maglia alta separata da 3 catenelle, e ne ho un totale di 20. Quindi che ho fatto? Ne ho messi 8 dietro, 8 avanti, 2 di lato. Mi raccomando, se avete quello dispari, quello visto va sempre avanti, tipo ne avevate 21, 8 dietro, 9 avanti, 2 per lato. A questo punto sono andata quindi a mettere il marcatore nella maglia alta prima e dopo il mio ventaglio, quindi questa è prima del mio primo ventaglio, questo è dopo l'ottavo, stessa cosa dietro, lasciando appunto due ventagli liberi per lato, e a questo punto possiamo andare a lavorare separatamente le due parti avanti, la parte avanti e la parte dietro. Allora, per lavorare la parte avanti io lavorerò sempre due giri per una volta, quindi uno e due, e poi separerò ulteriormente per poter fare le mie bretelle, perché non voglio le mie spalline, perché non voglio fare il pezzo unico, ma appunto delle spalline. Quindi farò soltanto due giri, quindi uno e due, in modo tale da farvi vedere comunque come si passa a lavorare dal giro di andata e ritorno a giri da giro tutto tondo a giri di andata e ritorno, e poi andremo a fare le nostre spalline. Allora, mi aggancio quindi col filo dove ho il mio ventaglio e vado a fare quindi le mie 3 catenelle, che sono la mia prima maglia alta. Quindi entro dentro e vado a fare le mie 3 maglie, le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, e poi vado a lavorare normalmente dove ho la maglia alta. Vado a fare le mie 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. E quindi vado a lavorare normalmente il giro fino a terminarlo. Vi farò vedere poi come terminarlo e come iniziare il secondo giro. Allora, ho terminato il primo giro fermandomi appunto dove ho la maglia alta nell'archetto di 3 catenelle. Mi giro quindi con la lavorazione, devo andare a fare il mio secondo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo dentro un'altra maglia alta. Poi procediamo invece come abbiamo sempre lavorato il giro, quindi maglia alta dove abbiamo l'archetto di una catenella, maglia alta, 3 catenelle e maglia alta dove abbiamo la maglia alta, e si continua così per tutto il secondo giro. Vi farò vedere appunto come terminare anche il secondo giro e come si ricomincia poi a fare il primo giro. Quindi si continua in questa maniera. Allora, sto terminando il secondo giro, ho fatto la maglia alta, vado dove ho la terza catenella dell'ultima maglia alta e vado a fare le mie 2 maglie alte, una e due. Ho terminato così il mio giro. Adesso mi giro con la lavorazione, ritorno a fare il primo giro, ma io lavorerò solo su due motivi, perché come vi ho detto io voglio fare davanti le spalline, quindi vado a lavorare direttamente 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, vado dove ho la maglia alta se sola, quindi salto la seconda, entro la maglia alta e vado a fare le mie 2 maglie alte, catenella, rientro altre 2 maglie alte. Vado nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare la mia maglia alta e mi giro subito perché io voglio fare delle spalline sottili, e quindi poi vado a fare 3 catenelle, rientro maglia alta, vado dove ho l'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta, vado dove ho la terza catenella e vado a fare le mie 2 maglie alte. Mi giro con la lavorazione e ricomincio da capo e continuerò a lavorare così fino ad arrivare all'altezza delle spalle, e farò la stessa cosa anche da quest'altro lato, mentre dietro lavorerò totalmente il mio pezzo, quindi non farò le spalline ma lavorerò due giri d'andata fino a ritorno dietro. Quindi continuo a lavorare in questa maniera, naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto poi questi giri fino ad arrivare all'altezza delle spalle, farò anche poi la stessa cosa dietro.
Ho terminato di fare la parte superiore, quindi della mia canotta. Ho ripetuto, dopo aver fatto i due giri avanti e indietro, per altri 4 volte i due giri, e poi ho ripetuto solamente il primo giro. Quindi ripeto, ho fatto i primi due giri avanti e indietro, quindi il mio primo motivo, poi ho ripetuto il mio motivo per altre 4 volte e poi sono andata a ripetere solo il primo giro, mentre dietro, come potete vedere, ho lavorato lo stesso numero di motivi ma in giro di andata e ritorno per tutta la larghezza. Poi sono andata a cucire le spalline alla parte dietro. Quindi a questo punto la nostra canotta è terminata. Realizzare la nostra borsa, io utilizzerò il filato della lana gatto linea Milo, a cui poi ho deciso di abbinare anche una canotta, però non utilizzerò lo stesso punto, ne utilizzerò un altro, mi piace soltanto che abbiano lo stesso colore. Voglio farvi vedere anche altri colori presenti sul sito per poter realizzare la vostra borsa. Abbiamo questo sfumato mare, questo con il lilla, questo con il verde, ma ce ne sono anche altri due sempre a disposizione sul sito. Allora andremo a fare due mattonelle, una avanti e una dietro, che poi vi farò vedere anche come cucire. Sono ancora indecisa se fare qualcosa lateralmente, se la farò ve lo farò sapere, altrimenti la lascerò così. In realtà non voglio una cosa complicata, voglio soltanto una borsa comunque bella in juta che si abbini alla mia canotta, quindi che voglio abbinarci, quindi non voglio fare una cosa troppo complicata. Detto ciò, vi voglio mostrare appunto come andare a realizzare questa mattonella, e vi dico che io per lavorare il Milo voglio una lavorazione compatta per la mattonella, quindi andrò a lavorare con l'uncinetto del numero 3. Quindi per realizzare la nostra mattonella granny andremo a fare un anello magico. All'interno dell'anello magico andremo a creare due catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa. Prendo il filo, rientro un'altra maglia alta non chiusa. Catenella di separazione, devo andare a fare un totale di 8 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme. Quindi una già l'ho fatta, vado a fare la seconda. Quindi 2 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme. Catenella di separazione e di nuovo 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Catenella e di nuovo 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Catenella, rientro, altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Catenella, sono a 1, 2, 3, 4, 5, quindi devo fare 8, quindi sesto gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme. Settimo gruppo di 2 maglie alte non chiuse, chiuse insieme. Ottavo gruppo, quindi 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Tiro il filo per chiudere il mio anello magico, poi naturalmente questo lo metteremo all'interno della borsa e quindi faremo in modo che la parte centrale della nostra mattonella sia bloccata all'interno. E andiamo a chiudere questo giro base entrando nella maglia, nella catenella, e facendo una maglia bassa. A questo punto possiamo fare il secondo giro. Entro con l'uncinetto nell'archetto che ho creato e vado a fare una maglia bassa. E vado a fare 3 catenelle, 2, 3, entro nell'archetto successivo e faccio una maglia bassa. Ora invece di catenelle ne faccio 5, 1, 2, 3, 4, 5 ed entro nell'archetto successivo e ricomincio da capo, 3 catenelle, facendo una maglia bassa, scusate, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Devo terminare il giro con le 5 catenelle e vado a lavorare in questa maniera. Vado a fare 2 catenelle, prendo il filo, entro dove ho la maglia bassa, prendo il filo ed esco, prendo il filo ed esco da tutti i fili che ho sull'uncinetto.
Adesso possiamo iniziare a fare un altro giro, che è, diciamo, finalmente uno dei giri che poi si andrà a ripetere, però in realtà chiamiamo anche questo giro base, e dal prossimo invece iniziamo a dire il primo giro, che poi è il giro che si andrà sempre a ripetere. Vedremo appunto come andare a far crescere la nostra mattonella. E andiamo a fare quindi 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte. 1 2. Prendo il filo, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. Vado nell'archetto di 5 catenelle e vado a realizzare il mio angolo, quindi vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, rientro altre 3 maglie alte, 1, 2, 3. Vado nell'archetto di 3 catenelle, invece realizzo una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. Vado di nuovo nell'archetto di 5 catenelle e vado a fare il mio terzo angolo, perché vedete, questo è il primo che abbiamo fatto a metà, questo è il secondo, quindi andiamo a fare il terzo angolo. 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, rientro altre 3 maglie alte, 1, 2, 3. Archetto di 3 catenelle, realizziamo maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta. Nell'archetto di 5 catenelle invece andiamo a fare il nostro quarto angolo, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo altre 3 maglie alte. Andiamo nell'archetto di 3 catenelle, andiamo a fare maglia alta, 2 catenelle, rientriamo maglia alta. Dobbiamo terminare il giro andando a completare il nostro primo angolo, quindi entriamo nell'archetto e andiamo a fare 3 maglie alte, 1 catenella, prendiamo il filo, entriamo nella terza catenella, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo, usciamo da tutti i fili sull'uncinetto. E a questo punto possiamo andare a fare il giro che ci permetterà di far crescere la nostra mattonella. Mi trovo sempre nell'angolo, quindi vado a fare sempre 3 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta del ventaglio e vado a fare una maglia alta in rilievo, quindi entro tra il gruppo di 3 maglie alte, esco dopo la maglia alta e vado a fare la mia maglia alta in rilievo. Scusate, mi tiro un po' il filo. Ok. Quindi catenella di separazione, entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione, vado di nuovo a fare la mia maglia alta in rilievo nella maglia alta del ventaglio, quindi a questo punto entro nell'archetto di 2 catenelle, vado dietro la maglia alta, esco dopo e vado a fare la mia maglia alta in rilievo. E poi mi ritrovo dove ho l'archetto di 2 catenelle, quindi il mio angolo. Vado a fare quindi sempre 3 maglie alte, catenella di separazione, non ci dimentichiamo la catenella di separazione, 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, rientriamo altre 2 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione, si ricomincia da capo, maglia alta e rilievo, quindi entro tra dalle tre maglie alte la maglia alta, esco fuori e vado a fare una maglia alta e rilievo. Catenella di separazione, entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione, entro nell'archetto, esco da dietro la maglia alta e vado a fare la maglia alta e rilievo. Catenella di separazione, vado a fare l'angolo successivo, quindi sempre 3 maglie alte, 2 e 3. Catenella di separazione, rientro altre 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione, di nuovo entro tra le 3 maglie alte, la maglia alta, esco e vado a fare la mia maglia alta in rilievo.
catenella di separazione, entro nell'archetto di 2 catenelle, vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione, entro nell'archetto, esco dietro la maglia alta e vado a fare la mia maglia alta e rilievo. Catenella di separazione, vado a fare il mio ultimo angolo, quindi 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione, rientro altre 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione, vado a fare il mio ultimo lato. Entro tra le 3 maglie alte la maglia alta, esco dalla maglia alta e vado a fare la mia maglia alta e rilievo. Catenella di separazione, entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 3 maglie alte. Catenella di separazione, entro nell'archetto, esco da dietro la maglia alta e vado a fare la maglia alta e rilievo. Catenella di separazione, entro dentro l'archetto e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. Devo terminare il giro, quindi sempre catenella, prendo il filo, entro nella terza catenella, prendo il filo, esco, prendo il filo ed esco. E quindi riandiamo a fare questo giro perché vi faccio vedere come si va ad aumentare. L'angolo è sempre lo stesso, quindi sempre 3 catenelle, rientro altre 2 maglie alte. Catenella di separazione. E andiamo sempre a fare una maglia alta e rilievo, quindi vado dove ho le 3 maglie alte, la maglia alta, esco da dietro la maglia alta e rilievo e vado a fare la mia maglia alta e rilievo. Catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella tra la maglia alta e rilievo, le 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella successiva e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella di separazione, vado a fare la mia maglia alta e rilievo, quindi entro prima della maglia alta, vado dopo la maglia alta e rilievo e vado a fare la mia maglia alta e rilievo e vado a fare la mia catenella di separazione. Mi ritrovo nell'angolo e quindi di nuovo 3 maglie alte, 2 catenelle, rientro 3 maglie alte. 2, 3, catenella di separazione, maglia alta e rilievo, quindi entro la maglia alta, esco la maglia alta successiva e vado a fare da dietro la maglia alta e vado a fare la mia maglia alta e rilievo. Catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3, catenella di separazione, vado nell'archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte. 1, 2, 3, catenella di separazione, maglia alta e rilievo, quindi entro prima della maglia alta, esco e vado a fare la mia maglia alta e rilievo. Catenella di separazione, di nuovo ci troviamo nell'angolo, quindi 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, rientriamo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione e di nuovo maglia alta e rilievo, quindi entro prima, esco dopo, maglia alta e rilievo. Catenella di separazione, vado nella catenella di separazione e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella di separazione, archetto successivo, 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella di separazione, maglia alta e rilievo. Catenella di separazione, ci troviamo di nuovo nell'angolo, quindi 3 maglie alte. Mi raccomando, se avete la mano molto stretta, invece di fare 2 catenelle nell'angolo, andate a farne anche 3 e 3 maglie alte. Catenella di separazione, di nuovo maglia alta in rilievo. Catenella di separazione, si entra nell'archetto di una catenella e si vanno a fare le nostre 3 maglie alte. 2 e 3, catenella di separazione, archetto successivo, 3 maglie alte, catenella di separazione, maglia alta e rilievo.
Stiamo terminando di nuovo il giro, facciamo la catenella, entriamo nell'archetto e andiamo a fare 3 maglie alte, catenella, prendiamo il filo, entriamo nella terza catenella, usciamo, prendiamo il filo, usciamo da tutte e tre. Vi faccio rivedere ancora una volta questo giro, soltanto questo lato, per farvi vedere come si va ad aumentare. Quindi andiamo sempre a fare le nostre 3 catenelle, rientriamo altre 2 maglie alte, catenella di separazione, andiamo a fare sempre la nostra maglia alta e rilievo, catenella di separazione, entriamo nell'archetto di una catenella e facciamo le nostre 3 maglie alte, catenella di separazione, archetto successivo, 3 maglie alte, archetto, catenella di separazione, archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte, catenella di separazione, andiamo a fare la nostra maglia alta in rilievo, catenella di separazione, si torna a fare il nostro angolo. Quindi come potete vedere, man mano che cresce la nostra mattonella, mi riavvicino con la borsa così lo potete vedere, qui aumentano i gruppi di 3 maglie alte. Io alla fine questo giro, diciamo il primo, l'ho ripetuto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 per arrivare alla larghezza necessaria per poter coprire la mia borsa, ma non del tutto, sapete che mi si piace che si vede il bordino sotto lateralmente. Quindi però questa è la nostra mattonella che cresce piano piano, quindi questo è un giro che va sempre ripetuto e come potete vedere a mano quindi cresce qui ai lati la nostra lavorazione e viene questa sorta di incrocio che io trovo molto carino e particolare. Detto ciò, quindi andremo a fare anche l'altra mattonella, perché questa già l'ho cucita, quindi poi terminerò questa mattonella, vi farò vedere appunto come andarla a cucire, poi deciderò se fare o meno anche lateralmente la lavorazione. Che il giro qui, questo, quindi il nostro giro che va sempre ripetuto e che ci permette di aumentare i nostri lati, l'ho ripetuto per 10 volte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi io adesso la vado ad appoggiare qui in modo da lasciare il bordo, la sistemo bene. Ok, in modo, come vi ho detto, di lasciare il bordo libero. Io vi consiglio, quando andate a cucire, di fermarvi la vostra mattonella in modo di essere sicuri di cucirla bene con degli spilli, in modo da non sbagliare. Magari mettetelo a tutti e quattro i lati, oppure per ogni lato che andate a cucire, in modo tale da essere sicuri appunto di cucirla bene. E io andrò a cucire con questo tipo di ago che ha la punta molto sottile, però la cruna larga. Solitamente si usa appunto per fare questo genere di cuciture, quindi cruna larga che permette di fare entrare un filato più doppio del solito, però con la punta, quindi non il solito ago che usiamo noi per la lana, perché la punta in quel caso è troppo grossa e quindi non passerebbe. E a questo punto si può andare a cucire. Io farò in questa maniera, vedete, qui ho il bordo, vado a cucire in maniera molto molto semplice, anzi devo alzarlo un po' perché l'ho messo troppo basso, quindi tolgo l'ago che ecco qui. Allora vado direttamente qui e vado a cucire la mia borsa. Ecco qua, tenderò quindi a saltare, quindi a fare una cucitura comunque larga, e passo prima qui e poi passo la mia lavorazione in questa maniera. Scusate, alzo un attimo così, ecco, si vede meglio. Devo stare
stare attenta che si formano dei nodini quando si ha un filo così lungo. E ripasso subito in modo tale che la cucitura si veda il meno possibile. Continuo a cucire quindi così per tutto il mio lato, cioè per tutto il mio per tutta la mia, ecco, adesso io passo direttamente qui. E ripasso qui. Ok, quindi io continuo a cucire la mia mattonella per tutti i quattro lati. Un'altra cosa che vi consiglio, questo di sempre con l'ago, prima di cucire tutto, di passarlo al centro e di fare un piccolo nodino. Io l'ho fatto qui, vedete lì, non so se si riesce a notare, eccola, c'è un piccolo. Allora, ho cambiato idea, ho deciso che non farò nessuna lavorazione laterale o sotto, lascio la borsa così com'è venuta, perché alla fine ve l'ho detto, volevo una cosa molto easy da poter abbinare alla canotta che adesso andremo a lavorare.